Ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, ve l'avevo buttata là in uno degli scorsi video, se vi andava, insomma, di parlare di smalti. Così cerchiamo il relax tutt'oggi parlando di smalti, ma che vuoi parlare? Vi faccio vedere gli smalti che ho utilizzato nell'ultimo periodo. Per periodo intendo da quest'estate fino ad oggi. Smalti dai quali io non mi sono mai separata, non sono riuscita ad uscire dal tunnel di queste creature, anche guardandomi in giro, sapete che io ho la smaltita acuta, quindi mi piace così comprarmi qualche nuova nuance, così spaziare, ma loro, anche se qualcuno di loro non è che mi entusiasmi più di tanto per X motivi, però questi sono i colori dai quali io non ho preso le distanze negli ultimi mesi. Quindi avete spolliciato, qualcuna di voi mi ha detto sì, facili vedere, facili toccare, no, perché non ve li posso far toccare, però intanto ve li faccio vedere. Vado, parto subito, è sempre così un modo di dire, nei miei video voi lo sapete. Allora, che cosa ho utilizzato? Allora, uno smalto che io prendo e riprendo, che è anche quello che sto utilizzando sulle unghie quest'oggi, l'ho messo già oramai 3 giorni fa, è questo smalto gel Effect di Deborah Milano, colore extra brillante maxi pennello del numero 27, gel Effect appunto di Deborah. È questo rosso scuro che, niente, io continuo, cioè per me il colore più bello di smalto in assoluto è il rouge noir a questi rossi scuri, quindi questo a me piace tantissimo. Questo mi piace anche molto 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 come qualità. Io spero sempre che con l'editing, insomma, di non andare troppo distante con i colori, però nell'ultimo video, quando vi ho fatto vedere il trucco sul rosa, poi ho visto che il risultato era abbastanza decente, quindi sono fiduciosa. Mi piace moltissimo come durata questo smalto, anche come stesura, perché ha veramente, in questo si è staccata la prima volta, non mi è mai successo, chiaramente succede in diretta, la capsula ha veramente un maxi pennellone, la coprenza è veramente buona. Certo è che io con ognuno di questi faccio almeno 2 passate, perché mi piace, insomma, l'effetto bello pieno, quindi questo è il primo. Poi, come rouge noir, questo non mi piace assolutamente, è perché fa un sacco di grumi. Io ho difficoltà a trovare dei rouge noir che abbiano una buona stesura, che non facciano grumi. Poi consigliatemi voi qualche brand low cost, chiaramente, se avete appunto qualche consiglio da darmi è ben accetto. Questo Rimmel London 60 Seconds, questi qua 60 Seconds, secondo me hanno una qualità nettamente inferiore rispetto a quelli big. E questo è, come si chiama? È un rouge noir e si chiama Rita Rouge, il 313, ed è costui. Quindi è molto più scuro rispetto a quello che sto indossando in questo momento. Però, insomma, io quando mi voglio sentire a posto, o cado su questo o cado su questo. Questo non vedo l'ora che finisca, perché per stenderlo, insomma, invoco tutti i santi del calendario, ci siamo capite, mentre questo è una gioia stenderlo, e proprio sono gioiosa, quindi magari la prossima volta, che visto che Rouge Noir è il colore che utilizzo di più, farò un investimento e lo prenderò di una marca un po' più decente, con una qualità un po' più decente. Ok, poi rimanendo, insomma, sul tema riflessi rossicci, sangria, ci sono appunto i Sinful Colors, che io credo in questi anni, appena sono usciti 5 anni fa, non mi piacevano assolutamente i Sinful Colors. Io credo che in questi anni abbiano cambiato formulazione, perché io ne ho presi 3 negli ultimi 6 mesi e mi sono piaciuti tantissimo per durata, cioè hanno, per stesura e durata, hanno veramente, mi danno molta 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 affidabilità. Questo si chiama Reaching Heart, è il 265 ed è veramente 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 carino. Quindi è un nero, quindi è con questi riflessi che virano al sangria, veramente molto particolare. Tra gli smalti che vi sto mostrando difficilmente troverete glitter, brillantini o top coat per fare l'accent nail. Io lo trovo molto dozzinale, non mi piace, non sono mai stata un'appassionata di anulare col colore diverso oppure un top coat brillantinato. Mi fa molto feste natalizie, capodanno, mi sentirei, ma è proprio una visione mia, non mi piace. A me piace lo smalto cream, quindi senza nessuna
iridescenza, tranne appunto in rarissimi, rarissimi casi devo sentirmi veramente ispirata per mettere un colore di questo tipo, altrimenti mi sento sempre sul sicuro. Io sto guardando molto parecchio l'anteprima perché vorrei capire quando vado fuori focus, perché vado, perché non vado, come se poi avessi la cortezza di correggere questa cosa, però volevo fare la professionale, guardare ogni tanto la... Sto scherzando sempre, sto autoironizzando, quindi codesto ed è molto 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 carino. Comunque Sinful Colors, prezzo io lo pago in giro, sì, attorno ai 2,90€, quindi è un prezzo molto abbordabile. Questo devo averlo trovato anche in offerta tipo sui 2€, questo devo averlo pagato invece sui 5,90€ se non sbaglio, però sono molto contenta. Poi un altro, e questo quando l'ho messo in qualche video ha fatto un boom, tantissime di voi mi hanno chiesto qual è, Gabri, dici qual è, ma è un Kiko, ed è una delle ultime colorazioni uscite qualche mese fa, mi sembra, adesso non chiedetemi quando, ed è il 498, il 498, ed è anche questo un mix perfetto tra un rosso e un rossato e un rosato, e ha delle perlescenze sul fucsia. Molto particolare, anche per mettere questo smalto devo sentirmi ispirata, però è davvero uno smalto che così a primo acchitto usciva dal coro, si distingueva tra tutte le colorazioni proposte da Kiko. E devo dire che è stato inaspettato l'approccio con questo smalto, perché buona stesura e buona durata. Io non sono una grandissima fan degli smalti Kiko, perlomeno tutti quelli che ho durano al massimo 2 giorni, anche col migliore dei top coat poi iniziano a sbeccarsi, fare striature strane, quindi non mi piacciono. Questo ha una qualità nettamente superiore rispetto appunto agli altri che io ho nella mia collezione. Poi un altro smalto che mi è piaciuto tanto, ma anche qui stesura pessima, più lo smalto è scuro e più lo smalto è chiaro, più è difficile la stesura. Questo posso dire nella mia carriera smaltifera, eccetto che con lo smalto nero si stende già molto meglio, ma più andiamo sul rosso scuro e più andiamo sul salmone, sui pesca, e più è difficile trovare uno smalto decente. Comunque la faccio breve, questo si chiama Vino Tinto ed è di Catrice ed è anche un numero, è il numero 38 ed è molto particolare, è questo proprio color vino scuro che sulle unghie io avrei voluto tanto fare la professionale. Io volevo fare la faigata di mettermi per ogni unghia uno di questi smalti, ma veramente ho aspettato, ma è una settimana in cui tempo zero, veramente tempo zero, quindi se aspettavo di trovare il tempo facevamo questo video a Ferragosto, quindi ho detto intanto accontentatevi di questo, poi magari li metterò, da parte che metto sempre questi, quindi se non è uno è l'altro, e questo è veramente molto buono. Dicevo, stesura pessima, pennellino tagliato malissimo. Quando andate a stendere, il pennellino è bello grosso, anche questo, però quando stendete il prodotto un pelo va di qua, un pelo va di là, vi macchiate un po' il polpastrello, vi macchiate il dito, cioè anche qua tutti i santi del calendario, però il colore è bellissimo, la coprenza è ottima, la durata più che discreta, quindi mi è piaciuto. Vado avanti, appunto, l'unico nero che io ho veramente da anni, non si è seccato, non si è addensato, e comunque resiste, chissà se esistono ancora, è questo di L'Oreal Resistant Shine Titanium, che prometteva la durata 7 giorni, chiaramente non è vero, ed è questo, che come si chiamerà? Boh, dietro non c'è più scritto, il 737, ma avete presente quelli con questa formina qua, che forse troverete ancora nei cestoni delle offerte? Ed è questo nero con questi riflessi dorati, che in camera io adesso vedo che sparano da morire per la luce. Chiaramente una serata si vede prevalentemente il 90% il nero e poi sotto la luce si vedono questi riflessi, quindi ricade tra i miei smalti scuri, ma non penso che sia ancora in circolazione un prodotto di questo tipo. Un altro smalto che ha fatto il boom che quest'estate e anche fino a un paio di mesi fa comunque continuavo a mettere e stramettere, mi avete chiesto in tantissime, questo Lasting Color Gel di Pupa ed è lo 062, questo mi sembra appartenesse a una collezione particolare perché anche la capsula dorata, ed è questo blucina bellissimo che però sulle unghie risulta un po' più scuro, più intenso e molto 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 portabile. Ecco, questo è forse l'unico, uno dei pochissimi colori che io mi sono concessa al di fuori della gamma
rossi, neri, rosa scuro, sangria. Ecco, anche qui quando sono ispirata, anche qui buona durata, buona stesura. Fa un po' di difficoltà con lo smalto, con il top coat di Essence. Bisogna aspettare che si asciughi abbastanza bene e poi stendere il top coat. Altrimenti il top coat di Essence tende a mattificarsi sopra l'unghia. Non riesco a capire perché, però il top coat di Essence, il Better Than Gel Nails, quello con il packaging nero, mi fa questa genere di reazione con gli smalti color gel di Pupa. Io non so se succede anche a voi. Poi, un altro è ancora un Sinful Colors qua. Proprio quando mi sento colorata, quindi voglio un po' di colore sulle unghie, un altro Sinful Colors, e questo si chiama Spring Flower, che però è uscito nella collezione invernale, ma l'hanno chiamato Spring Flower, ed è anche questo un bellissimo rosato cream, senza nessun riflesso, e anche questo ottimo per durata, stesura, eccetera, eccetera. Poi concludo facendovi vedere questo di Sleek, che è un altro reperto storico. Mi sembra che questo si chiami Storm, del numero 16. E qua è proprio dove essere in vena, perché è comunque il festival del. Ovviamente non è un cream, quindi è uno smalto metallizzato grigio scuro. Anche questo è molto, 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 molto particolare. E siamo sempre nella sezione degli smalti scuri, però usciamo dal cream, quindi anche qua bisogna essere ispirate. Ecco, oggi magari sarebbe stato benissimo come sono vestita, perché comunque ho del fumé addosso, quindi ci sta. Però come durata questo slick non è il massimo. Anche questo tende a sbeccarsi, e poi questo finish metallizzato non dà una stesura proprio facilissima. Se avete l'unghia veramente bella liscia, non vi enfatizza le pieghette, le cose del genere, altrimenti è un disastro. Quindi bisogna avere veramente una buona, buona, buona base per mettere uno smalto di questo tipo. Basta ragazzi, tutto qua. Quindi questi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avrei potuto tranquillamente swatcharmeli sulle unghie. Questi sono la mia crème della crème, i miei affezionados. Niente, io così. Spero di avervi fatto compagnia per 12 minuti, vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!